Nel prossimo video vedrete due azioni di caccia dove purtroppo sono rimasto molto deluso per la perdita prima di una ricciola e poi di un dentice ai miei strappati. In quel periodo avevo poca esperienza con la videocamera. Mi accorsi fin da subito la difficoltà nell'allineare il fucile con la preda. Impugnavo il fucile e videocamera con lo stesso braccio e ciò mi preoccupava molto, soprattutto per il contraccolpo che poteva rompere la custodia. A causa di ciò ho perso due bei pesci. Guardate il video. Il prossimo video sarà molto emozionante. Stavo effettuando un aspetto quando all'improvviso apparve una leccia. Provai a sparare ma sbagliai il tiro. Subito mi sembrò quasi impossibile e la freccia non c'entrò il bersaglio. Non rimasi però deluso, infatti del tutto inaspettatamente il pesce tornò indietro, quasi come se fosse arrabbiato con me. Ricordo ancora quel momento con particolare emozione. Guardate il video. Il tempo è passato e ho fatto molta esperienza, soprattutto per migliorare le mie azioni di pesca con la videocamera. Tana, agguato, aspetto, caduta e recupero delle prede. Ad esempio, nella prossima ripresa sparo una riccioletta e dopo la risalita la recupero portandola in superficie. Guardate il video!